Siamo alla seconda parte di Seven, siamo a mercoledì. Mercoledì 23 gennaio, Beppe Grillo è a Latina, nuova tappa del suo Tsunami Tour. Sentiamo un passaggio del suo intervento dal palco. Fa un movimento, anche lui, va in televisione a dire abbiamo delle attinenze con il Movimento 5 Stelle. Cos'è, una minaccia? Mi vuoi portare sfiga? Stai attento. Dicono queste cose. Dicono queste cose. Questo è un movimento che si è sviluppato dal basso. Non ha preso un banchiere o uno mandato dalla JP Morgan, dalle banche tedesche che fonda il movimento per andare avanti e fare un'Italia nuova. Salire in politica. Salire in politica con Fini e Casini. Ma è pazzesco. È una presa per il culo. E adesso questo qui dice le tasse bisognerebbe diminuire. Cazzo! Ma che le alzate? Allora, se il Non si può processo. non essere d'accordo a Se. costo di essere accusati di Populismo. populismo e di grillismo. Scusami, ti ho interrotto. No, figurati, stavo dicendo che così come il processo Rubbia, abbiamo detto, è una bomba con una miccia molto corta, la vera mina vagante è Beppe Grillo. Ma perché noi parliamo, a volte mi sembra di assistere a un dibattito autoreferenziale, guardando i giornali, no? Questa storia del voto utile, ma se uno entra in una salumeria, entra in un negozio di barbiere, in fruttivendolo, e chiede del voto utile, la gente ti risponde col voto incazzato. Cioè, prima ancora del voto utile, chiedersi se è meglio votare Ingroia, se è meglio votare Bersani, la gente non farà differenze. Io credo che nei sondaggi Grillo sia sottostimato rispetto a quello che sarà il suo risultato finale. È a gioco facile a prendersela con tutti, perché purtroppo oggi la politica, da destra a sinistra, ha le sue colpe, alle sue magagne. Lo stesso PD ha fatto, alla fine di una lunga diatriba interna, ha fatto un po' di pulizia interna con la questione di Vladimiro Crisafulli, senatore siciliano di Enna, che è stato escluso dalle liste. Quindi ogni partito ha rischiato di omogeneizzarsi con gli altri. Quindi Grillo appare diverso, viene percepito come diverso, con tutti i suoi limiti di essere percepito come una setta, come uno chiuso, come uno che insulta soltanto, però riscuoterà. E alla fine su Monti, che è poi stato l'obiettivo del servizio che abbiamo visto, tante cose ha ragione. Alla fine Monti doveva far scendere in campo Passera, Montezemolo, Riccardi, presunti nomi nuovi, si è ritrovato con Fini e Casini. E nello stesso giorno la mina derivati scoppiata al Monte Paschi di Siena fa la sua prima vittima eccellente, l'ex presidente Giuseppe Mussari. Stritolato dalla morsa delle polemiche sugli anni della sua gestione, Mussari decide di dimettersi dal vertice dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Per molti è solo la punta di un iceberg. Mentre l'Associazione delle Banche Italiane mostrava ai rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale quanto solidi e trasparenti fossero gli istituti del nostro paese, Giuseppe Mussari, numero uno dell'ABI ed ex presidente del Monte dei Paschi di Siena fino a un anno fa, scriveva la sua lettera di dimissioni. L'ABI diceva all'FMI in visita a Roma che nonostante la crisi nessuna banca italiana è fallita e nello stesso momento scoppiava la bomba dei derivati della Banca Senese, che ha evitato il fallimento grazie ai soldi forniti dallo Stato che potrebbero arrivare fino a 3,9 miliardi di euro, quattrini che in parte servono a tamponare un buco da centinaia di milioni generato dall'acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio, ovvero contratti su derivati, titoli potenzialmente tossici che Monte dei Paschi ha sottoscritto con Deutsche Bank nel 2008 e con la giapponese Nomura nel 2009, quando quindi Mussari ne era presidente. In pratica l'istituto tentava di sostenere i conti spalmando le perdite sugli anni successivi. Per esempio, nel caso del derivato stipulato con Nomura e chiamato Alexandria, la banca giapponese si sarebbe accollata dei rischiosi mutui ipotecari, consentendo a Siena di non riportare a bilancio perdite relative a questa operazione. L'istituto nipponico sostiene adesso che l'operazione Alexandria sia stata completamente esaminata e approvata dal Monte dei Paschi, che invece fa sapere che la questione non è mai stata presa in esame dal suo consiglio di amministrazione. Ce n'è abbastanza per parlare di scandalo? Ci vorrà del tempo per fare luce sulla vicenda. Nel frattempo, però, il presidente dei banchieri ha già gettato la spugna. Simone Spina, Sky TG24.
Vabbè, io te li faccio i complimenti perché no, non a me, il fatto a Marco Lillo che l'ha fatto, il fatto sul Fatto Quotidiano. Marco, naturalmente, ecco, però complimenti al giornale. Detto questo, sempre restando su Fatto Quotidiano, nelle scorse ore Marco Travaglio, parlando dell'accusa di Banca Italia, che ha detto stiamo stati ingannati, scrive Travaglio: l'alibi dell'inganno non esiste, come se un poliziotto, non riuscendo ad acciuffare il ladro, dicesse è colpa del ladro che non si è costituito. Metafora perfetta. Ma la vicenda dell'MPS, del Monte dei Paschi di Siena, che è ancora lungi dall'essere conclusa, vedremo quali sono gli sviluppi anche poi, mette in risalto due problemi. Il primo è quello che fa arrabbiare la gente e che secondo me alla fine favorirà Grillo e non il sistema dei partiti, che più o meno è stato connivente con altre realtà, con altre esperienze. In questo caso parliamo di MPS e PD, ma possiamo fare dei casi per il PDL, per la Lega, certo, e così via. Primo aspetto è che tu ti sei fatto dare i soldi dallo Stato, 4 miliardi di euro, che è una mini manovra, è una parte dell'IMU, una parte delle tasse, per coprire dei buchi perché tu ti sei messo a giocare con i derivati, quindi primo aspetto. Secondo aspetto, che è più ancestrale, è a monte di questa vicenda, è il rapporto bancocentrico del sistema italiano, nel senso del nostro capitalismo, tutto attorno alle banche, così è da più di mezzo secolo, e tutti i partiti hanno avuto le loro banche, i loro rapporti con le banche. Non dimentichiamo che le banche si rivolgono alle fondazioni, vengono spremute dalle fondazioni, e le fondazioni sono gestite dalle stesse persone nominate dalla politica, alcune della prima Repubblica. Quindi quando Monti dice la commistione banche politiche, è vero, che poi lo dica lui sembra stranissimo, perché lui è l'uomo prestato dalle banche per governare, ma questo è un altro discorso.